bellissimo salone, efficiente, facendo un giro negli stand in questi giorni ho visto solo sorrisi, non solo mi hanno fatto i complimenti per come era disposto il salone, di come l'abbiamo organizzato, anche nelle difficoltà dei lavori di Waterfront che per 2 anni stanno lavorando per arrivare a quel 2023-24 famoso a chiusura del progetto di Renzo Piano. Ripeto, è stato un salone anche molto molto efficace. Stanno chiudendo i contratti, ma non solo contratti di super yacht, ma di tutta la filiera, cioè tutti gli espositori sono contenti, sta andando bene a tutta la filiera. No, allora, questo è salone unico, io lo definisco unico per le caratteristiche. Cioè, noi vediamo qui a Genova noi abbiamo super yacht, yacht, gommoni, vela. Abbiamo la fortuna di avere il padiglione blu, dove ci sono sotto sempre motori, sopra è tutto un padiglione degli accessori e della componentistica. A Cannes mancano gli accessori, manca la componentistica, a Düsseldorf manca il mare, alla componentistica e manca il mare. Il nostro è un salone dove noi Nave Osum è stata consegnata alla Guardia di Finanza a metà dello scorso mese di luglio. Dal 4 agosto siamo in crociera operativa ed addestrativa lungo lo Stivale e le Isole. Siamo approdati a Genova la scorsa settimana proprio per partecipare all'evento inaugurativo del 62esimo Salone Nautico e nello stesso contesto, lo stesso giorno, il 22 settembre, si è svolta presso la banchina del Salone Nautico anche un evento molto significativo per la Guardia di Finanza, quale la consegna della bandiera navale alla nave Osum. È stato un evento celebrativo di grandissima rilevanza nazionale che ci ha inorgoglito me, tutto l'equipaggio e la Guardia di Finanza, perché nel contesto navale per eccellenza, il Salone, la Guardia di Finanza ha avuto un momento di significativo e altissimo impatto verso la cittadinanza locale, verso l'utenza del mare nel senso più ampio. È una nave in grado appunto di portare a compimento le proprie missioni in autonomia, come le diceva, anche grazie all'utilizzo dei 2 RIB, dei 2 battelli di servizio che possono essere messi in mare entrambi in contemporanea, anche con unità in movimento fino a 10 nodi e con un mare stato 3, quindi cominciamo a parlare di mare importante, per consentire alla nave di interdire direttamente un eventuale traffico in atto. Sarà la prima nave ad aver a bordo un equipaggio del servizio aereo della Guardia di Finanza, perché imbarcheremo un sistema aereo a pilotaggio remoto, un drone, in grado di ampliare ulteriormente il raggio di controllo della nave di ulteriori 30 miglia. Sarà una macchina in grado di volare ad alte quote, in maniera occulta, in maniera molto economica, e di fino a 30 miglia distanziarsi dalla nave, quindi con un sistema di telecamere molto, molto performanti ad altissima risoluzione riusciamo a monitorare ancora in tratti di mare ancora più ampi rispetto a quelli ordinariamente possibili con strumentazioni di bordo. Siamo una vetrina delle eccellenze italiane e un'eccellenza noi stessi. Avremo anche una presentazione di un progetto della nostra associazione di Confindustria Nautica che abbiamo lanciato pochi mesi fa, che si chiama Job Search e che vuole diventare una sorta di riferimento, un momento di matching fra domanda e offerta di lavoro nel nostro settore. Con questo progetto Confindustria Nautica ha inteso rispondere alla richiesta dei suoi associati, quindi intanto è un servizio agli associati, di ricevere un concreto e pratico supporto, quindi è uno strumento, non è un fine, per individuare più facilmente sul mercato del lavoro specifici profili professionali. Allora, il dottorato nasce come, diciamo, prima azione del Centro del Mare, che è stato costituito ormai da almeno, se forse è meglio che sia così, da circa 3 anni all'interno del nostro Ateneo. Quindi 6 curricula
in cui è articolato. Ovviamente non tutti hanno a che fare con la nautica, il collegio dei docenti è particolarmente nutrito, siamo circa 60, e a questi si aggiungono 20 professori e ricercatori esteri che sono in qualche modo la testimonianza delle varie collaborazioni internazionali che abbiamo attivato per i diversi curricula. Questa è l'ammiraglia della gamma Oceanis Yacht, l'Oceanis Yacht 60, che è la nostra gamma più lussuosa. Segue il 54 che le sta accanto, presentata 2 anni fa, e questa presentata in anteprima mondiale a Cannes 10 giorni fa, ora ce l'abbiamo qui a Genova. La barca è un progetto Biscontini Argento, 2 architetti italiani, quindi siamo il cantiere riuscito a coniugare lo stile, l'Italian design, l'Italian style, la concretezza appunto di un grande cantiere per un prodotto affidabile, un prodotto bello e divertente, perché le prestazioni non deluderanno. È una barca ottimizzata per una conduzione anche con equipaggio ridotto, quindi anche in 2 persone grosse difficoltà non ci sono. Se si sceglie un armo magari con la randa avvolgibile sull'albero o nel boma, avendo tutto rinviato alle timonerie, winch elettrici, genoa avvolgibile elettrico, eccetera, la cosa diventa fattibile. Se si sceglie un armo con randa steccata, con delle belle vele, eccetera, secondo me con la giusta passione e la giusta attenzione ci si può divertire. La barca su cui ci troviamo è una novità presentata qui al Salone di Genova, è il Salpa Vanguard 35. È un open walk around presentato qui in fiera, li abbiamo vicino a noi nelle 2 versioni. Diesel ibrida, quindi con una propulsione anche solo elettrica o elettrica affiancata da un motore diesel, oppure nella versione per il momento più commerciale che è la fuoribordo, con 2 motori fuoribordo. È una barca che segna il ritorno di Salpa nel settore dell'imbarcazione, il proprio nuovo modello di imbarcazione dopo diversi anni, dopo che ci eravamo dedicati per circa 6-7 anni allo sviluppo di una gamma completa di gommoni. Adesso qui fiera ripartiamo con una nuova imbarcazione di 11 metri, anche se in Italia è immatricolata natante, perché 10 metri la lunghezza dello scafo, e la caratteristica è un open walk around, quello di tendenza in questo momento, quindi ampi passaggi laterali, possibilità di girare comodamente intorno all'imbarcazione, si privilegia tantissimo la vita negli spazi esterni, pur avendo una bella cabina, però diciamo segue proprio le tendenze del momento. Si va dal pubblico più giovane, quindi dalla coppia ancora senza famiglia in cerca delle prime crociere, però soprattutto sono clienti un po' più maturi che iniziano ad avere almeno 1 o 2 figli e vogliono più spazi. Magari hanno cominciato con noi con un gommone di 7 metri o 10 metri, adesso tornano alla barca o cominciano con l'imbarcazione per usufruire un po' degli spazi che sono tipici della barca. Rispetto alla lunghezza abbiamo tanto spazio interno, tanta vivibilità esterna, e nel caso di un open walk around anche tanto spazio esterno. PM Mare, presente anche quest'anno al Salone Nautico, e vi mostriamo una novità che stiamo presentando in anteprima. È il primo gavitello con il GPS integrato. È un grippiale che, oltre ad indicare la posizione dell'ancora direttamente sulla sua verticale, in caso di scarroccio dell'ancora invia un segnale d'allarme ad un display, quindi diciamo un'ulteriore sicurezza in rada. Oltre a questo gavitello, ecco, che presentiamo in esclusiva, abbiamo diverse versioni di greppiale per tutti i diportisti, per ogni esigenza di ancora e di imbarcazione. E un altro sistema che la PM Mare ha in commercio sin dal suo esordio è il gavitello autoaffondante con risalita radiocomandata.
è partita, ecco, la nostra mille vele con un tempo fantastico.